Sarà operativo entro l'estate il nuovo portale internet dedicato alle imprese della CNA di Ferrara. www.imprese.cnaferrara.it, questo è l'indirizzo del nuovo portale che metterà in condizione le imprese associate di conoscersi, di stabilire nuove relazioni di business e di confezionare offerte per i consumatori. Sarà un repertorio di nuove opportunità per promuoversi e sviluppare nuove conoscenze e nuovi contatti, aumentando la visibilità sul territorio e oltre i confini locali. Il portale sarà suddiviso in tre sezioni, la prima dedicata alla ricerca delle imprese. All'interno di questo spazio sarà possibile visualizzare la scheda anagrafica delle ditte che corrispondono a determinati criteri di ricerca, effettuando sull'intera banca dati del sistema CNA di Ferrara ricerche semplici e intuitive in base a ragione sociale, categoria di appartenenza, servizi proposti, posizione geografica. La seconda sezione sarà dedicata al B2B tra le imprese, in cui le aziende potranno sviluppare il business e scambiarsi opportunità professionali. La terza sezione, dedicata alle promozioni, qui verranno pubblicate promozioni e spot delle imprese destinate al consumatore finale, garantendo massima visibilità e sfruttando le potenzialità della rete. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla CNA sezione di Ferrara. Riqualificazione di imprese turistiche e commerciali, compresi gli stabilimenti balneari dell'Emilia-Romagna. La Giunta regionale ha approvato un bando per il sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali, volti al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, che mette a disposizione 7 milioni di euro dal programma FESRA. Il bando ha come obiettivo la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale e in particolare dei settori del commercio e del turismo. Le risorse serviranno a cofinanziare interventi nelle piccole e medie imprese, anche in forma associata, finalizzati a promuovere il risparmio energetico, l'uso efficiente dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili. Il documento economico finanziario rappresenta una svolta positiva perché parte finalmente dal taglio delle spese. Così Rete Imprese Italia ha commentato le linee del documento economico finanziario presentate dal governo, esprimendo tuttavia rammarico verso un intervento molto limitato sul cuneo fiscale. In ogni caso, la decisione di applicare il rigore tagliando alcuni capitoli di spesa pubblica per affrontare i due grandi punti critici dell'Italia, crescita modesta e disoccupazione a livelli preoccupanti, deve diventare l'inizio di una svolta forte e duratura nel tempo. Rete Imprese Italia ha preso tempestivamente posizione contro l'ipotesi dell'abolizione delle Camere di Commercio ventilata nei giorni scorsi. Le Camere di Commercio costituiscono uno strumento importante ed essenziale che in questi anni ha sempre accompagnato e sostenuto le imprese italiane, dal credito ai processi di aggregazione, innovazione e internazionalizzazione, ed ha svolto un ruolo prezioso nella lunga crisi attraversata dalla nostra economia.